Benvenuti a Klaus Condice. Abbiamo un graditissimo ritorno, tra l'altro la persona che ha segnato, diciamo così, anche il successo della nostra trasmissione, che è comunque è un punto di riferimento importantissimo del nostro governo, della nostra classe dirigente, è il sottosegretario, dottoressa Daniela Santanchè. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, dottoressa, lei di economia ne capisce parecchio, è stata relatrice in passato, unica relatrice donna, vogliamo ricordarlo? L'unica relatrice donna della legge finanziaria. Esatto, quindi siamo esattamente in tema e quindi una persona con estreme competenze, che però non ha avuto paura nei giorni precedenti, anche in tempi non sospetti, di auspicare anche un taglio alla casta, un taglio alla classe politica, e qui ci arriveremo. Prima però vorrei affrontare un punto che riguarda la democrazia nel nostro paese. Perché una persona come lei, che in fondo manifesta delle idee, insomma, democraticamente viene contestata e pubblicamente da degli estremisti, cioè siamo ancora un paese libero? Beh, no, siamo un paese, cioè, dove, voglio dire, c'è ancora chi crede nel non far parlare le altre persone, chi crede ancora che soltanto con la violenza, con l'insulto si possa far cambiare idea alle persone. Ma devo dire che non ti curarti d'oro ma guarda e passa, cosa non mi interessa più di tanto, anzi mi preoccuperei molto il giorno che queste persone dicessero che sono brave, che sono belle. Certo, quindi lei non ha crisi di identità, insomma, per queste contestazioni di estremisti? No, mi dispiace, voglio dire che ci siano, ecco, mi dispiace moltissimo, però non tanto assolutamente nel mio modo di essere, nel mio modo di pensare. Onorevole, lei purtroppo non per sua scelta, lo ricordiamo chi ci ascolta, che sono tantissimi giovani, quelli che ascoltano YouTube, che non leggono necessariamente i giornali ma sono informati, lei non è una persona libera non per sua volontà ma perché è oggetto di attacchi, di minacce da soggetti dell'estremismo islamico. A tutt'oggi lei non si muove come una persona libera, nonostante questo continua imperterrita, non ha paura? No, non ho paura, adesso è un'altra battaglia da intraprendere, perché dopo la decisione della giunta Pisapia di Milano ci voleva arrivare, certo, di fare una moschea ogni quartiere, continuerà ancora in maniera più forte la mia battaglia, perché credo che questa decisione sia profondamente sbagliata. Le moschee in questo momento non si devono fare, nessuna, perché prima si devono fare le regole. C'è una mia proposta di legge in Parlamento ormai da moltissimi anni, che io voglio la trasparenza dei bilanci delle moschee, cosa che non sappiamo dove arrivano i soldi. Chiedo che venga fatto il registro degli imam, che spesso nei loro paesi sono dei delinquenti e in Italia arrivano, dettano le leggi e sembrano delle star. Voglio assolutamente che ci sia parità di trattamento tra uomini e donne, che ancora non è così nel fondamentalismo islamico. Vogliamo ricordare le tante Inà, le tante Sanà che sono state ammazzate nel nome di Maometto? Allora continuerò la mia battaglia senza paura, perché voglio che mio figlio, come tutti i figli d'Italia, siano ancora degli uomini liberi, cosa che col fondamentalismo islamico questo non sarebbe possibile. Però Pisapia... Quindi le moschee bisogna chiuderle, non aprirle. Pisapia invece rivendica oggi su Repubblica la sua scelta, dice che è un fatto di democrazia e di apertura al dialogo a una comunità importante. Qual è il vero progetto, secondo lei, di Pisapia? Scusi, intanto bisogna ricordare a Pisapia che dovrebbe invitare a quel tavolo anche l'Islam moderato, perché a quel tavolo di Pisapia si è seduto Lukoi, che è la frangia più estrema dell'islamismo, che è quella legata ai fratelli musulmani. Per cui ricorda Pisapia che invece in Italia c'è un Islam moderato, grazie a Dio, e che non ha assolutamente preso parte, e che questo Islam moderato non chiede che vengano aperte nuove moschee, ma chiede che vengano attuate
delle regole, cose che oggi non ci sono ancora Perché non li ha riuscite. incontrati, secondo lei? Perché a Pisapia non interessano i musulmani moderati che pure ci sono nel nostro paese e sono molti? Questo bisognerebbe chiedere a Pisapia, forse non sono conformi al loro progetto. Pisapia dovrebbe forse ricordarsi, anche se non faceva il sindaco, cosa ha rappresentato per i milanesi di Jenner, quanto odio c'è nelle loro prediche nei confronti di noi occidentali. Pisapia si dovrebbe ricordare tutto questo. Pisapia dovrebbe sapere che soltanto il 5% della comunità islamica va a pregare nelle moschee. Pisapia dovrebbe ricordarsi che nelle moschee le donne non possono entrare. Pisapia dovrebbe ricordarsi che le donne sono assolutamente in balia della sottomissione del clan maschile della famiglia. Pisapia dovrebbe ricordarsi delle lapidazioni, Pisapia dovrebbe ricordarsi di come le donne vengono maltrattate dai fondamentalisti islamici. Pisapia tutte queste cose forse se le dimenticate. Pisapia sta dalla parte di una minoranza, della minoranza che certamente, io non voglio parlare di religione perché gli estremisti parlando di religione cercano di tapparci la bocca, ma parlare di civiltà e di chiedere l'equiparazione del trattamento tra uomini e donne. Certo. Sarà una grande battaglia, le assicuro che credo che sarà molto difficile per Pisapia fare una moschea in ogni quartiere. Però lui invece si dice determinato, dice che è un fatto di democrazia. Senta, Io sono determinatissima, non pensa nell'odio dello Stato. che incontrare queste frange più estremiste sia una legittimazione alla fine delle loro diramazioni col terrorismo? Ma se Pisapia vuole aiutare fondamentalismo, l'estremismo islamico, io mi auguro che ci siano tante persone, come è stato il vice sindaco decorato, oggi consigliere comunale, come ci sono tanti altri che faranno una battaglia insieme a me, io con loro, perché i milanesi sicuramente non si meritano Senta, questo. qualcosa di inquietante è avvenuto a Londra, dove una cattiva gestione comunque dell'immigrazione, una cattiva gestione dei ghetti, eccetera, eccetera, ha prodotto quello che abbiamo visto. Ora le motivazioni sono tante, la componente tra virgolette razziale c'è e c'è stata, inevitabilmente è avvenuto in certi quartieri e i giornali inglesi dicono insomma anche nella gestione dell'immigrazione abbiamo fatto degli errori, cioè nessuno di noi vuole che si ripeta a Milano quello che è accaduto a Londra, cosa Io, pensa? grazie a Dio, non credo che Milano possa ripetersi quello che è accaduto a Londra, tenterei assolutamente di escludere, però nelle politiche migratorie dobbiamo essere assolutamente, come dire, dobbiamo essere per le regole, per il Ho rispetto capito, ma delle scusi, se lei se si alimentano se si alimenta il fondamentalismo e si incrementano i ghetti, lei come fa ad escludere che a Milano non ci sia una rivolta degli islamici in futuro? Come fa? Guardi, io su questo non credo, conoscendo abbastanza bene la situazione milanese, e onestamente a questo non credo. Dobbiamo stare assolutamente, però, voglio dire, in Vigili. guardia, vigili con delle politiche che ci siano giuste, che sono esattamente il contrario di quello che sta facendo la Giunta Pisapia. Cosa farete in concreto per chiudere questo capitolo, per evitare che si facciano queste moschee? Cioè, concretamente, questa battaglia in che cosa consisterà? Ma io tanto guardo, ho già parlato con la deputata Suad Sbai, che è anche la presidente di ACNED, dove è stata anche insieme a me, siamo stati molto attivi in questa battaglia. Adesso abbiamo una riunione perché incontreremo l'Islam moderato, con le associazioni più moderate islamiche, e insieme a loro decideremo quali sono le prossime mosse da fare. Va bene, veniamo alla manovra. Da lei vorrei un giudizio generale, c'è molto dibattito anche all'interno del centrodestra, però prima esordirei da una cosa flash. Lei è un'imprenditrice del turismo, del tempo libero, tra le altre cose, ha un locale molto importante, sa quanto valgono i ponti, per esempio, per la Versilia, per tutta la zona turistica. Non pensa che togliere tutte le festività sia un colpo al turismo, come dice Bocca? No, guardi, io non credo in questo momento di sacrificio per tutti, deve essere per tutti,
quindi accorpare le festività credo che sia importante. La produttività è un elemento fondamentale per l'economia, per cui capisco il sacrificio che insieme dobbiamo fare. Cioè lei dice è da fare, ci sono poche alternative. È da fare, non è che siamo contenti di aver messo, di aver fatto una manovra da 45 miliardi di euro, saremmo stati più contenti di non farla, ovviamente, ma siccome abbiamo visto la crisi economica mondiale, quello che è successo negli Stati Uniti d'America, quello che sta succedendo in tutta l'Europa, dalla Francia alla Germania, alla Spagna, a tanti altri paesi dell'Unione Europea, questo dovevamo fare. Abbiamo cercato di fare una manovra dove ci sia una distribuzione equilibrata tra la riduzione della spesa e l'aumento delle entrate. Abbiamo cercato di fare una manovra in difesa degli stipendi e delle pensioni, abbiamo cercato di fare una manovra che salvasse il principio di equità nella maniera più importante. Però ci sono molti malumori nel PDL, ci sono già 10 parlamentari dissidenti che oggi sui giornali protestano, come Crosetto, la Bergamini, che dicono così la manovra non la votiamo. Ci sono problemi, sottosegretario? Guardi, secondo me farebbero un gravissimo errore. In questo momento che cosa ci chiede la gente, che cosa ci chiede l'Europa? Ci chiede di fare una manovra di un certo tipo e vorrei ricordare che noi già abbiamo fatto meno rispetto a quello che ci ha chiesto la BCE, perché ci aveva chiesto di licenziare, di ridurre gli stipendi, la patrimoniale, tutte cose che noi non abbiamo fatto. Oggi in Italia chi cerca un distinguo? Oggi in Spagna chi contesta questa manovra? Perché ha detto bene il presidente Berlusconi, che ha detto mi gronda il cuore di sangue, certo. No? Quindi per dire quant'è la sua sofferenza. Ma oggi cercare il consenso nel dissenso è sbagliato, perché oggi dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo enorme per portare l'Italia fuori da questa crisi. Però i dissidenti del PDL dicono che è una manovra ragionieristica, riferiti soprattutto a Tremonti, come è stata impostata, e dobbiamo cercare un contatto con l'UDC, insomma cambiare gli equilibri, abbiamo tassato i benestanti. Che appello fa a questi dissidenti e non rischiano di fare anche il gioco di chi è contro il governo alla fine, creando tutti questi problemi? I dissidenti, dico che non è il momento, ripeto, delle divisioni, è il momento di essere un solo uomo, perché è un momento difficile, forse come non ci sono stati momenti così difficili negli ultimi decenni. Quindi bisogna andare avanti, capendo che costa, perché non è che possiamo dire che questa manovra non incide nelle tasche degli italiani, incide. Abbiamo cercato di farlo nei ceti medio-alti, non toccando i ceti bassi, non toccando i servizi, non toccando la sanità, non toccando la scuola, non toccando la ricerca, non toccando la cultura, certo. Abbiamo invece per la prima volta veramente fatto dei grandi tagli alla cosiddetta casta, 52.000 poltrone in meno. Adesso ci arriviamo. Ultima cosa sui dissidenti. Oggi Prestigiacomo dice abbiamo sui rifiuti regalo alle mafie, dobbiamo correggere, cioè sulla parte sui rifiuti. Guardi, regalo alle mafie, questo onestamente mi dispiace che l'abbia detto Stefania Prestigiacomo, perché c'è un governo che ha combattuto tutte le mafie, che ha combattuto in una maniera pazzesca la criminalità organizzata, e il governo Berlusconi. Sappiamo quanti sono stati arrestati dei latitanti pericolosi delle mafie, quanti beni sono stati confiscati. Per cui voglio dire, questo veramente mi dispiace, perché è un'accusa a questo governo che assolutamente non si merita per come ha saputo combattere le mafie. Credo che non ci siano stati precedenti. Però invece dice che è stato fatto con questo provvedimento sui rifiuti, di fatto è un regalo a chi ha interessi mafiosi, è un'accusa molto grave da parte di un ministro. Ma guardi, è un'accusa che io assolutamente respingo, perché c'è nessun governo che ha combattuto la
Parnassi in questo Ma su questo non c'è dubbio che gli arresti sono stati notevoli e di spessore. Scusi, però se uno fa un'accusa così grave, non dovrebbe trarne le conseguenze, secondo lei? Questo bisognerebbe chiederlo a Stefania Prestigiacomo e non a me, perché non posso, non sono il suo portavoce, rispondere per lei. Rimango dispiaciuta di questa accusa. Però scusa, se lei accusasse il governo di aver fatto un regalo alle mafie, non sarebbe più parte del governo, immagino, no? Lei, Daniela. Io non voglio entrare assolutamente in questa cosa, ribadisco il mio concetto, che è un concetto che è da respingere in maniera netta. Senta, su Italia la casta, lei è stata sempre molto netta anche prima, diciamo, che si procedesse. E avete fatto un passo importante, però per esempio leggo qua dai giornali francesi che Italia la casta, in Francia per esempio sono stati molto forti anche sull'Eliseo, su alcune sulla Presidenza della Repubblica, eccetera. Su questo punto cosa pensa? Si potrebbe fare di più? Guarda, io penso che quello che abbiamo fatto, come ha detto lei, sia un passo importante. Aver eliminato 36 province, circa 1900 comuni, aver ridotto del 50% i consiglieri provinciali, gli assessori, i consiglieri regionali. La cosa importante che abbiamo anche messo è che chi fa il parlamentare non è compatibile con qualsiasi carica elettiva. Il fatto che il parlamentare, che ha uno stipendio del 15% più alto rispetto alla sua indennità, percepisce il 50% dell'indennità. Quindi voglio dire, abbiamo fatto veramente dei passi molto molto importanti. Che poi si possa fare di più, ma sa, al meglio non c'è mai fine. La Presidenza della Repubblica Francese si è tagliata di parecchi milioni di euro le spese. Ha fatto bene, si vede che aveva degli sprechi di più forse di quelli che abbiamo noi. Esatto, quindi lei dice non è d'accordo con Reguzzoni quando dice anche Napolitano deve fare la sua parte. Ma guarda, io credo che Napolitano la sua parte la faccia, la farà. Ok, benissimo. Senta, Montezemolo spara a zero, dice che è una manovra sbagliata, che siete asserragliati, siete casta, siete asserragliati nei palazzi, siete dei sepolcri imbiancati, meglio, allora meglio, te dice oggi, una patrimoniale su noi ricchi, cioè vi dipinge veramente come Maria Antonietta prima di essere decapitati. Se l'aspettava da Montezemolo un attacco così forte? Da che pulpito viene questa predica? Da un uomo che comunque si sia fatto vincere la Ferrari, ma spendendo più soldi che tutti gli altri della Formula 1, di una persona che, voglio dire, è stato sicuramente molto fortunato nella sua vita, con l'amicizia, con la famiglia Agnelli. Credo che di filo spinato Montezemolo ne abbia mangiato pochissimo e che abbia sempre avuto tutto, che ha vinto la lotteria senza certe volte averne anche comprato un biglietto. Voglio dire, sa, poi quando uno è fuori da tutto, ergersi a dare delle ricette così è molto semplice, no? Però devo anche dire agli italiani, facciamo attenzione, perché se Montezemolo facesse l'allenatore di una squadra di calcio oppure il CT della nazionale, farebbe perdere l'Italia, perché non credo che la sua vita sia stata costellata da successi. Bisognerebbe andare a leggere Romiti, quello che ha detto, bisognerebbe andarsi a fare un giro nella Campari, quando lui è stato alla Campari. Io credo che insomma gli insuccessi che Montezemolo siano tutto sotto di tutti, che adesso venga a darci delle lezioni, penso. E fare un po' esagerato. Dice che siete pasticciati e confusi, incapaci di gestire la crisi, che litigate, per esempio. Un giudizio che non vale neanche la pena essere commentato, è un giudizio da chi vorrebbe entrare in politica, vorrebbe fare il Presidente del Consiglio, un unico problema, sottoporsi al voto degli italiani. Perché non lo volete fare il Presidente del Consiglio senza neanche fare le elezioni, e questo è un pochino difficile, forse lui è uno di quelli che auspica ai governi tecnici, pensando che così qualcuno lo possa chiamare, insomma, tutti nella vita possono sognare. Per
perché lui dice entro in politica, entro, poi non entra mai, secondo lei? Rinvia, rinvia, rinvia. Perché sottoporsi al voto avrà paura di non prendere i voti, avrà paura di rimetterci un sacco di soldi, perché anche il conflitto di interessi, forse dovrebbe dimettersi da un sacco di consigli di amministrazione, da incarichi che sono profumatamente pagati, farà un calcolo costi-benefici. Certo, senta, il presidente Berlusconi qualsiasi passo che faccia viene preso di mira, viene attaccato, devo dire, anche spesso strumentalmente. In altri casi non è così, non nota la differenza, perché i conflitti di interessi non ce li ha solo Berlusconi, o no? Quando la sinistra è stata al governo, io c'ero come parlamentare di opposizione col governo Prodi, non mi sembra che il governo Prodi come prima legge abbia fatto quella del conflitto di interesse, quindi si vede che va bene così anche alla sinistra, che poi si attaccano, di solito si attacca al vincente, no? Certo, senta, lui lancerà un business dei treni, sta lanciando un business dei treni, può essere quello anche un impedimento al fatto che scenda in politica? No, guardi, questo non lo so, non No, so certo. a che punto è la questione, ma a me ad esempio che si privatizzi in questo paese Le va parche, bene, a me va bene, certo, io l'ha sempre sono per detto. la concorrenza, che no, mi sembra che sia stimolante, che possa dare servizi migliori ai cittadini, per cui a me che ci sia degli altri treni che fanno concorrenza alle ferrovie dello Stato, per una come me, liberale e non liberista, sarebbe assolutamente Senta, corretto. per chiudere Montezemolo, Romiti che lei citava ha detto, lo ripeto io non lo voterei mai, è uno che insomma nella gestione, in certe gestioni non è stato molto trasparente, non ha avuto smentita Romiti. Ma sa, se lo dice Romiti, che lo conosce meglio di me, di lei, Montezemolo, no? Posso fidarmi?